Ebbene sì, il video di oggi inizia con una sola e semplice domanda. Sei felice? La mia risposta? Assolutamente sì. Questo incredibile unboxing subito dopo la sigla. Ebbene sì, eccoci qua finalmente al nuovo Nazgul, versione digitale con i Google V2 della DJI. Una combo fantastica, un drone molto utilizzato con ottime recensioni unite alla tecnologia del digitale. Sicuramente non un kit alla portata di tutti, ma se come me avete già provato diversi e svariati FPV, il passaggio naturale e salire di livello per comprare comunque degli occhiali in analogico molto costosi, ho deciso di passare direttamente al digitale. Quindi non mi resta che aprire la scatola dei desideri e andare a vedere al suo interno cosa ci daranno. Un fantastico cappellino marchiato iFlight. Credo che sia una cosa molto carina per chi, io vabbè, ho speso come al solito in offerta 890 euro, ma arriviamo anche sopra i 1000, quindi è un kit molto costoso, soprattutto per colpa di questi occhiali che da buona tradizione DJI sono molto costosi, ma si compra una volta sola e si possono abbinare a qualsiasi drone HD. Poi abbiamo un fantastico kit di adesivi, molto bello. 2 e 4. 4x2 paia di eliche e poi ragazzi pronti? Boom! Ecco qua il drone. Abbiamo come accessori la porta USB, micro USB per la TX. Qui abbiamo un sacco di accessori molto utili che poi vedremo nello specifico più tardi perché farò una serie su questo drone ovviamente, su questo kit. Visto la cifra spesa, visto perché sarà la mia rotta verso l'FPV, comunque abbiamo i supportini delle batterie con la cinghia, le rondelle per attaccare le eliche, l'antennina qua della trasmissione, l'aiuto per avvitare il tutto. Cosa troviamo ancora? Troviamo degli attrezzi molto utili, quasi paura a tirarlo fuori. Ecco qua il nostro Nazgul. Davvero fantastico. Sono davvero emozionato, non solo per la cifra spesa, comunque è stato un bel investimento, ma sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto. Questa è la versione 4S, quindi comunque è diciamo un entry level, anche se si può iniziare benissimo con le 6S, si risparmia un po' sul costo delle batterie che costano un po' meno. Io ne avevo già per 4S, quindi mi sono fornito di questo. I consigli su come montare le eliche, molto importanti. Ci siamo liberati dello scatolone per ammirare meglio la bellezza di questo drone, telaio in carbonio. Motori abbiamo 2207-2750 e poi andiamo a vedere. Non vedo l'ora, sono davvero emozionato. Cosa troviamo all'interno? Questa scatola per gli occhiali. Guardate la bellezza di questi occhiali. Era da molto che li desideravo e finalmente li posso avere. Sono abbastanza leggeri, pesano come i miei V100 praticamente. All'interno troviamo gli occhiali così in libertà. All'interno poi troviamo una custodia morbida dove riporli, ovviamente, molto importante. La cinghia, io annuncio già che ho ordinato anche un'altra cinghia un po' più da freestyler, anche se non sono un freestyler. E qui abbiamo un'altra buona quantità di accessori, ovvero USB Type-C per collegare e aggiornare sia gli occhiali che il drone, il cavetto della batteria, poi abbiamo le quattro antennine e qui abbiamo la batteria dei nostri occhiali da non sottovalutare, anche se poi ci potremo attaccare le batterie che usiamo magari per il drone
anche per alimentare gli occhiali, però una batteria in più, poi qualità DJI, quindi non male, capacità 2500 mAh, quindi molto valida una batteria in più. Come previsto non ci sono nemmeno le istruzioni perché DJI non gli piace sprecare carta, il manuale come vedete ce lo farà scaricare. Comunque ovviamente ora preparerò un sacco di tutorial su questo fantastico kit. Ok ragazzi, parliamo un po' di caratteristiche di questo fantastico drone. Ovviamente è un Nazgul 5 della Flight, 4S come vi dicevo, 5 pollici e all'interno abbiamo una VTX che è una Kadax Vista Polar, poi abbiamo come FC una Sucex EF4 da 45 A e come vedete è tutto in carbonio. Poi abbiamo qua il nostro supportino per attaccarci la telecamera per fare le riprese. Noi ci attaccheremo ovviamente la InstaGo 2 che abbiamo recensito e provato da pochissimo. E ci basterà inserire la nostra ricevente che sarà una FRSky R9M e andremo a inserire una ricevente per fare del long range. Anche se poi non andremo a fare long range, però siamo sicuramente più tranquilli con una ricevente da long range. Poi vi farò vedere anche come andare a inserire tutto sulla Taranis e associare il drone con il nostro telecomando. Ora passiamo un po' alle caratteristiche di questi occhiali, invece 420 grammi con le antenne, davvero sono molto leggeri per quanto valgono e soprattutto per come si vede bene. La risoluzione è un 1440x810, ovviamente ha un DVR integrato e basterà inserire la micro SD in questa base e potremo registrare il nostro volo. Abbiamo la regolazione delle lenti in larghezza per una messa fuoco ottimale, poi troviamo dei tasti di navigazione da un lato e qui abbiamo il nostro altri due tasti e un joystick con cui navigare nell'LCD. Qui abbiamo il nostro attacco della batteria e l'uscita per i video, penso. Quindi come vedete anche gli occhiali sono un top gamma, non vedo l'ora di indossare e provare il tutto. Ok ragazzi, spero che abbiate la stessa voglia che ho io di andare a provare tutto. Andremo a fare diversi video con diversi passaggi. Andremo prima ad aggiornare la nostra boutique e i nostri occhiali. Poi andremo a saldare la nostra ricevente e aggiorneremo sia la ricevente sia il nostro radiocomando con gli ultimi firmware. E poi finalmente carichiamo le lipo, mettiamo le eliche e testiamo il volo. Quindi non vi resta che mettere un bel like a questo video, soprattutto iscrivervi al canale per vedere anche sul computer come programmare e portare al volo questo kit. Non mi resta che salutarvi, lasciarvi al mio assistente e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.